Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen, io sono Luca Di Martino, il vostro chef. Oggi ragazzi, altro video esperimento. Voglio capire se tre insaporitori vegetali barra artificiali riescono a superare il gusto unico e inconfondibile della carne più costosa del mondo, il grasso di Wagyu. Non vi rubo altro tempo, come al solito sigla e andiamo! Allora ragazzi, gli ingredienti di cui avremo bisogno oggi sono petto di pollo, questo insaporitore qui, che è un mix di verdure, funghi e sale. Questo invece è solo ed esclusivamente shiitake, i miei funghi preferiti. Questo è un glutammato, tipico francese, si usa anche molto nella cucina orientale per dare un po' di sapore e gusto alle zuppe. E poi, ultimo, ma non per importanza, il grasso della carne più costosa del mondo, il grasso di Wagyu. Ricordo che questa carne costa 280 euro al chilo. Partiamo subito con prendere il nostro petto di pollo, andiamo a appoggiare, facciamone uno alla volta, asciughiamo bene, eh? Ok. Adesso quello che noi dobbiamo andare a fare è pulirlo. Come potete vedere, qui c'è un osso. Questo osso qui si chiama forchetta, quindi andiamo a liberarlo. È semplicissimo, basta fare una mini incisione, poi spingete verso l'alto ed eccolo qui, questa è la forchetta. Prende il nome ovviamente per la forma che ha. E poi quello che facciamo è andare a seguire questa linea per dividere il pollo. Quindi stiamo un po' larghi perché, come potete vedere, qui c'è un po' di ossicino, cartilagine. Faremo un taglio alla sinistra e uno alla destra. Esattamente. Andiamo a togliere tutti i nervettini che ci sono. Uno e due. E andiamo a togliere, anche se le troviamo, queste parti qua, queste qua bianche, vedete? Che hanno un po' di grasso. Meglio evitare. Così è un petto di pollo pulito bene. Quello che andiamo a fare adesso è fare delle incisioni, sottilissime, ragazzi. Questo aiuterà l'entrata delle nostre spezie e dei nostri aromi. Lo facciamo solo dalla parte superiore. Questo deve essere il vostro risultato finale. Adesso lo facciamo con tutti gli altri. Bene, una volta finito tutto, mi raccomando, puliamo bene il tagliere, che è una cosa fondamentale. Detto questo, adesso prendiamo il Wagyu, il grasso, e lo andiamo a sciogliere. Bello caldo. Lasciamolo andare così con calma, ci ripensiamo dopo. Ok, prendiamo una teglia, prendiamo una grigliettina, prendiamo un petto e iniziamo con questo, che è l'insaporitore numero 1. Quindi questo qui nero. Facciamo come se fosse una panatura. Un bel velo abbondante, fronte e retro. Ok, lo batto per togliere quello in eccesso. E questo qui è come si presenta il primo. Quindi prendiamo un sacchetto sottovuoto e lo mettiamo all'interno. E gli facciamo un segnettino, così non facciamo confusione. Ins 1, scritto qua in basso. Così, segno di riconoscimento. Passiamo al secondo e utilizziamo questo, che come vi ricordo è quello degli shiitake bio. Stessa cosa, andiamo a coprire abbondantemente, lo massaggiamo così entra in tutte le fessurine che abbiamo fatto e lo facciamo anche dall'altra parte. Che profumo che ha questo, mamma mia. Vedete, è lievemente più scuro, lo si riconosce particolarmente da quello. Bellissimo. Anche questo sacchettino sottovuoto, scriviamo qua sopra INS 2, quindi insaporitore numero 2, come potete vedere. Andiamo con il terzo e utilizziamo il glutammato. Sembra sale questo, sale Maldon. Siamo sopra e sotto. Ok, come potete vedere
Questo è il nostro risultato. Sacchettino anche per lui. E gli scriviamo sopra insaporitore numero 3. Adesso andiamo a vedere come è messo il nostro Wagyu. Eccolo qui. Come potete vedere sta facendo il suo. Non potete capire che profumo che c'è, imbarazzante. Adesso gli diamo un attimo una mano con una posata. Alla fine ho preferito prendere la pinza. Ok, gli ho dato una tagliata, così a pezzettini fa prima. Alziamo, perché deve essere bello caldo, bello sciolto e ben imbrunito, così tira fuori tutto il suo sapore. Perfetto, guardate che roba. Adesso lo lasciamo raffreddare un pochino. Ok ragazzi, è giunto il momento di sottovuotare. Via. Così ci toglierà l'aria al 100%. Ok. Perfetto. Andiamo con il primo. Ok. Nel frattempo ho recuperato il ghiaccio, al quale aggiungo dell'acqua. Ci mettiamo dentro una ciotolina. Andiamo a recuperare il grasso del Wagyu e buttiamo tutto dentro. Guardate che colore che ha, mi viene voglia di tuffarmici dentro. Adesso lo facciamo addensare. Ok, ci siamo quasi, eh? Perfetto. Questo è il nostro risultato finale. Prendiamo un sacchettino sottovuoto, perché sennò sporco ovunque. Gli mettiamo dentro il grasso. E successivamente gli mettiamo dentro il petto di pollo. Perfetto. Adesso andiamo ad aggiungere l'altra parte. E adesso lo massaggiamo così. Andiamo a sottovuotare. Benissimo. Questo è il nostro risultato finale. 1, che è il Wagyu. Insaporitore 2. Il 3. E il quarto. Tutti a 4. Adesso andiamo in cottura. La cottura è a 60 gradi per 3 ore. Mettiamo dentro il primo, via col secondo, il terzo e il quarto. Perfetto ragazzi, ci vediamo tra 3 ore. Allora ragazzi, questo è il nostro risultato finale. Qui abbiamo il numero 3, quindi quello con il glutammato. Qui abbiamo il numero 1, che è quello con il misto di verdure. Questo è quello funghi shiitake e questo è quello con il Wagyu. Andiamo ad aprirli, grigliettina, guardate che roba, mettiamo qua, poi apriamo il numero 1, ho perso pochissimi liquidi, questo è il numero 1, questo è il 2, gran profumo anche da questo, guardate, e questo è quello con sua maestà grasso di Wagyu, ed eccolo qui. Allora a questo punto ragazzi direi che andiamo in cottura. Ecco, fermi tutti. Scusa l'interruzione, ma ho bisogno del tuo aiuto. Sì, proprio del tuo aiuto. Iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e soprattutto vieni a seguirmi su Instagram. Lì ci sono cose che qui non vedi e a te non costa niente e con questo piccolo gesto mi aiuterai a sostenere il canale e a crescere sempre di più. Grazie mille. Per la cottura è molto semplice. Olio di semi, padella bella calda. Io direi che partiamo ovviamente dai 3 senza il grasso, così non andiamo a mischiare troppo i gusti. Andiamo con il primo. Bisogna farlo cuocere bene, eh? Deve fare una bella crosticina fuori. Scoppietta un po' ovviamente perché la carne è molto umida e rilascia un po' di liquidi. Guardate che bel colorino che sta prendendo. Ok, primo andato, andiamo con il secondo. Aggiungiamo un pochino di olio. Viene su tutto il profumo delle spezie. Questo scoppiatta meno. Andiamo con
l'altro insaporito. Ok, adesso andiamo con l'ultimo. Mettiamo un po'. Ok. Ok. Questi ragazzi sono i nostri risultati finali. Sembrano anche belli leggerini. Bellini, eh. Allora, iniziamo col taglio. Mamma, cosa è morbido. Questo è quello con il shiitake. Cioè, guardate come vola il coltello. Incredibile. Questo è quello con il glutammato. Che è rimasto un po' più durino, apparentemente. E questo è quello con il wagyu. Ed eccoli qui, ragazzi. 1, 2, 3 e 4. Allora, cosa vedi? Pollo. Molto bene. Petti di pollo. Petti di pollo, esattamente. Ma ad occhio? Qualcosa che ti colpisce? Qualcosa di diverso? Sì, mi sembra che siano, vabbè, piastrati in, penso, in pentola, padella. Non so. Giusto. Io ti premetto che è lo stesso prodotto per tutti e quattro. È cotto a bassa temperatura ed è sì finito in padella, però sono stati conditi in quattro modi diversi. Capiamo quali. Parti con il primo. Vado. Tanto è già tutto tagliato. Ah, fantastico. Allora prendo... Vai. Ricordo che non c'è sale da nessuna parte. Per non andare a intaccare e inficiare i gusti. È molto succoso. Vero? Molto molto succoso, molto morbido. Da paura. Un po' croccantino fuori, non eccessivamente, è molto succoso. Ti piace come tipo di condimento? Sì. Non riesco a identificarlo però. Ok, no, questo è difficilissimo, cioè, perché questo qui è un mix di cose. Ok. Ok, poi te li dico piano piano. Ti lascia anche proprio in bocca una... È vero? È buono. Come se ci fosse una crema. Sono d'accordo. Questa è la potenza della cottura a bassa temperatura, ragazzi. C'è niente da fare. Vai col secondo. Anche questo, mamma mia. Senti il profumo che è. Questo è ancora più morbido. Sì. Spaziale, eh? Questo è profumatissimo. Madonna. Buonissimo. Vero? Beh, tra i due direi che... Questo è molto più deciso. Ok. Molto più deciso. L'altro era più delicato, questo è più deciso. Non so, sento del pepe, non lo so, qualcosa di analogo, non so definirlo anche qui. Però... Questo è buono, bello rotondo. Molto buono e io ne prenderei un altro pezzo. Vai. Saggia. Va a posto. Proprio buono questo. Ma poi guarda la fetta come... Dopo la guardo, adesso... Adesso la mangi, dopo la guardi. Burro. Vero? Alla fine, ve lo ricordo, 60 gradi 3 ore. Questo anche uno senza denti può mangiarlo. Sì, sono d'accordissimo. Sono fantastico. Proprio d'accordo con te. Quindi, vabbè, tra i due abbiamo detto che questo qua sicuramente è più accattivante. Sì. Io direi di andare avanti perché sennò lo finisco. Ok, vai avanti. Te lo dico. Vai. Beh, cazzo, questo ho visto proprio una puzzettina. Cavoli, ma più andiamo avanti e più sono succosi. Incredibile. Andiamo... Cioè, guardate che roba. Questo è succosissimo. Io so chiaramente che cos'è questo. Questo è più strutturato, no? Allora, c'è un sughetto come se ci fosse del grasso, però non c'è grasso qui intorno. No. Buono. Sempre il secondo vince per ora? Bella lotta tra questi due. Allora, non lo so, perché lascia proprio una cremosità in bocca, un sapore molto particolare. Però è un altro ancora che secondo me riesco a convincerti. Però... Cioè, guarda che roba.
colore, poi guarda qua, anche il liquido che lascia giù. Eh sì, guardate che roba. Cioè, sì sì, è morbidissimo. Qui, guarda come si apre. Sì sì, non serve neanche il coltello. Incredibile. Infatti lo mangerò tutto così. Vai. Allora, no, forse non è un grasso. Non lo so. Ok. Però c'è qualcosa che lo rende ancora più morbido degli altri, forse. Potrei dirti burro, ma non è burro, non capisco. No. Perché è delicatissimo. Per ora dei tre, quale ti piace di più? Allora, è una lotta tra questi due. Perché immaginavo. Questo qui ha un profumo molto interessante fuori, mentre all'interno sì, è buono, perché è buono, però non c'è niente di particolare, mentre di là dentro c'è proprio una consistenza particolare. Interessantissimo, interessantissimo. Vai con l'ultimo. Oh, la vita. Qui sono ancora più profumi. È incredibile. Sono stati che sembra carne rossa. Questo è spaziale. Ok, ha vinto lui. Ha vinto lui? Ha vinto lui. Ha vinto lui. Ha vinto lui, ma ha un sapore di carne rossa. Devastante, eh? Un buon sapore di carne rossa. Ed è del semplicissimo pollo. Ah, l'ho preso all'Lidl. In tutto giusto ciò. Per... In tutto ciò è il pollo dell'Lidl, quindi 5,40 euro qua, 4 pezzi. Allora, ti spiego com'è la situazione. Vado a prenderti. Io intanto vado avanti, perché quello provo, provo a capire meglio. Dove collocheresti questo? Dove collocheresti questo? Dove collocheresti questo? Contestualizzo. Polvere di shiitake, solo funghi biologici. Questo invece è un umami power, una polvere di un insieme di gusti molto forti, tra cui dietro possiamo leggere che abbiamo delle spezie, del sale, dei funghi, delle verdure, e questo invece è un glutammato. Allora, secondo me, a parte che ne manca uno. Vabbè, ok. Quindi già mi... Comunque, secondo me, i funghi e shiitake sono questo qui, e questo sono questo qui. Questo penso che sia il glutammato, perché era bello cremoso. Ok. In realtà è così. Questo va qui, questo va qui e questo va qui. L'altro è grasso di wagyu. Ah, eccolo lì. L'altro è grasso, cioè, di l'ultimo wagyu. A sinistra? L'ultimo a sinistra. Ok. Ecco perché sapeva di carne rossa. Esatto. E adesso ti dirò di più. Vado di là, prendo un olio particolare, mettiamo un po' di sale qui e lì e ce lo scanniamo tutto. Assolutamente sì, perché... E l'ora. È ora di mangiare. Qua ti ho portato il buon quercia matta, biologico toscano, extravergine italiano, biologico italiano. Questo, ragazzi, è un prodotto pazzesco. Vi lascio il link in descrizione con il codice sconto. Ragazzi, avete visto che roba? Io spero che questa tipologia di video vi piaccia. Se così fosse, scrivetemi qua sotto nei commenti se c'è qualcosa in particolare che volete vedere. Detto questo, come al solito, se il video non ti è piaciuto, mastica e ci vediamo al prossimo video. Ciao!